Allora ragazzi, oggi vi farò vedere come registro i miei video e soprattutto perché smatto ogni volta e perché non riesco mai a registrare un video perfetto come vorrei veramente averlo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. In questo video vedremo come realizzo io come content creator e come youtuber un video su YouTube. La prima cosa che voglio andare a fare, e so che è sbagliata ma è la prima cosa che io veramente vado a fare, è andare a settare l'inquadratura, le luci e tutto. Per quanto riguarda il parlato, io vado a utilizzare la Blackmagic, che è esattamente questa camera qua che vi ho fatto vedere comunque nel video, nella review, e vado a utilizzare uno specchio esterno. Perché uno specchio, mi chiederete? Perché quando io vado a mettere a fuoco quando io vado a vedere lo specchio, riesco a vedere se sono a fuoco o meno. Forse adesso sono un filo fuori fuoco, ma a me interessa obiettivamente avere un po' il fuoco dell'immagine, quindi non avere proprio l'immagine completamente sfocata. Per quanto riguarda qua ho una luce a 45 gradi come al solito, qua ho il microfono che vorrebbero vedere, è un po' complicato, ma è questo microfono qua, quello che utilizzo di solito nei video, e andando dietro senza farmi sentire di merda, qua sopra ho la luce quella normale e dietro ho le luci appunto classiche, cioè in questo caso classiche perché sono luci blu con lo schermo che è, scusatemi, con lo schermo che è questo qua, che sta andando una salva schermo di Mac, quindi queste sono le luci. E come si può vedere anche l'inquadratura finale non è assolutamente male, nel senso che comunque riusciamo ad avere un risultato più che professionale, e soprattutto con una Blackmagic che per fortuna mi segna quando è rosso, mi segna che sta registrando, perché almeno se no io smatterei ogni volta a vedere se sta registrando o meno. So che prima bisognerebbe gestire quello che è lo script e tutte quelle cose lì, ma io lo script me lo faccio praticamente quando sto per girare, così evito di perdere tempo, cioè in realtà sarebbe una perdita di tempo la mia, ma mi trovo più comodo in questo modo. Chiaramente quando vado a realizzare un video su YouTube non sempre me lo preparo, chiaramente oggi qualcosina me lo sono preparato, ma quando devo andare a fare una review di un prodotto, di un servizio, qualsiasi cosa, chiaramente mi preparo prima, perché magari potrei dire delle cavolate, quindi magari mi preparo prima. E soprattutto vado a scrivermi una scaletta sull'applicazione Note, quindi vado sull'applicazione Note e mi vado a scrivere quello che ad esempio potrebbe essermi utile, quindi nel video. Ad esempio vado a prendere il video del Final Cut, come utilizzarlo al meglio e comunque il tuo, una recensione generale. Mi sono scritto intro, presentazione programma, quindi quando è stato inventato per la prima volta e su che computer è presente, la timeline, gli effetti, le LUT, l'audio, alternative, quindi ad esempio DaVinci Premiere, e poi l'outro. Questo in questa scaletta mi aiuta molto a seguire soprattutto uno schema per quanto riguarda il parlare, soprattutto perché io parlo molto velocemente di solito e non sono molto organizzato, quindi questo mi aiuta un po' a parlare, soprattutto mi aiuta a creare una scaletta mentale, ma anche comunque scritta, che posso seguire nel caso mi perdessi nel parlare. Chiaramente una volta che sono andato a registrare il video e ho fatto tutto questo, chiaramente arriva la fase del montaggio. Vi ho già spiegato qualche fase che faccio nel video di Final Cut, però chiaramente ci farò un video sicuramente dedicato di più, perché comunque voglio farci un video dedicato a quello che è il montaggio, come monto io i miei video, ma oggi appunto era questo video di backstage per farvi vedere un attimo io come realizzo i miei contenuti. Chiaramente io ogni video cambio inquadratura, cambio luce, tutto, perché voglio sperimentare sempre cose nuove e sempre magari migliorare le inquadrature e le luci, però chiaramente dovrei migliorare anche il parlato, e questo lo so che purtroppo è una delle cose nel quali io ho delle carenze. Chiaramente quando parlo ci sono tantissimi tagli, ad esempio quando mi balbetto, faccio versi, cose, mi viene male a qualche parte, cado, cioè ci sono tantissime pause che vado a fare, chiaramente le taglio per non fare vedere sostanzialmente l'immagine imperfetta su YouTube. Ma chiaramente quello che vi posso consigliare a chi sta iniziando nel mondo di montaggio e video, come fare i video, è di tagliare, fare un jump cut su tutte le frasi, quindi quando ci sono spazi vuoti li tagliate e andate a inserire, a mettere insieme tutte le frasi per vedere poi a vedere in finale tutto il parlato in completo invece di avere spazi in mezzo che sarebbero inutili e perdite di tempo. Per quanto riguarda appunto vedermi a me stesso, io non, questa Blackmagic, ma le Blackmagic in generale non hanno lo schermo flippabile verso di me,
hanno lo schermo orientabile sopra e sotto, ma potrebbero anche cambiare il meccanismo e farlo girare fino a me, perché ci sono anche tanti registi che usano le Blackmagic e se vogliono farsi un video da soli è abbastanza faticoso, se non impossibile, visto che le Blackmagic hanno un autofocus orribile e praticamente inutilizzabile. Mettersi a fuoco, io per mettersi a fuoco, come vi ho detto, metto un oggetto al mio piano, quindi al mio livello, mi alzo, vado lì alla camera e metto a fuoco l'oggetto. Quando poi mi siedo, rimetto l'oggetto a posto e vado a registrare. In questo modo io avrò, sarò sicuro al 90% 80% che io sono a fuoco. E l'ultima roba che vi volevo dire è che io ogni tanto controllo quanti minuti sto registrando, perché purtroppo con questi formati super pesanti che io registro in ProRes alla massima risoluzione, quindi dopo 444, per chi non se ne intendesse di formati di pesantezza, il ProRes è un formato, ci farò comunque anche un video dedicato, è un formato da cinema che praticamente è senza perdite di qualità, e ad esempio alcuni iPhone anche ce l'hanno. Ad esempio quando ho fatto la recensione del 13 Pro, che trovate tra l'altro qui sotto in descrizione, o comunque il video che in questo momento è più virale sul mio canale YouTube, lì ho utilizzato alcune clip, le ho girate in ProRes. Quindi in base a questo ProRes anche questa camera lo può registrare con formati anche più pesanti dell'iPhone, ma chiaramente io quando vado a registrare in ProRes su questa camera vado poi a mettere una LUT, quindi una conversione dal formato ProRes al formato RX709, che è il formato in cui tutti vedono i video. E questo era praticamente, non ho praticamente più cose da dirvi, nel senso che comunque le cose che dovevo farvi vedere ve le ho fatte vedere.